Il primo turno del girone C di Serie C regala poche gioie alle squadre pugliesi, con il solo Monopoli a centrare la vittoria all'esordio stagionale. Oltre al successo dei biancoverdi, arrivano infatti quattro pareggi, ultimo quello del Bari nel posticipo di lunedì a Potenza, e una sconfitta. Si sorride ovviamente soltanto dalle parti del Veneziani, il 3-0 del Monopoli sul Catania è il miglior avvio possibile, nonostante sia presto per parlare di ritorno a due stagioni fa. Colombo in ogni caso è partito alla perfezione, bissando il successo in Coppa Italia e aprendosi la strada per un anno di crescita. La prima tappa di un lungo percorso va presa per quello che è, nel senso che con il giusto valore, sapendo siamo tutti felici, ma ci sono anche state delle cose che si è visto che dobbiamo per forza migliorare. Un punto arriva per la Fidelis Andria, che si cala nella realtà della Serie C dopo il ripescaggio di poche settimane fa, 1-1 contro la Juve Stabia, non esattamente il cliente più comodo, dopo il vantaggio firmato dall'ultimo arrivato Casoli. Panarelli può dirsi soddisfatto, anche se non si può ancora abbassare la guardia. Punto pareggio me più che giusto. Sapevamo di incontrare una squadra molto importante, fatti gli elementi di un certo spessore, però ce la siamo giocata a viso aperto. Contro oggi c'era anche un gran pubblico e questo ci dà soddisfazione al gol che ci ha spento dal primo al 90° minuto. 0-0 per il Taranto contro una Turris che gioca senza paura allo Iacovone. Avvio con un punto per gli ionici, che non sfondano il muro campano ma rischiano anche qualcosa di troppo in difesa. La Terza commenta così il primo match in Serie C dei rossoblù. Io penso che ci siano state poche situazioni che non hanno funzionato. Io penso che abbiamo fatto, ripeto, una buona gara dal punto di vista della determinazione. Per essere la prima uscita penso che i ragazzi si sono comportati bene. E c'è da migliorare sicuramente nella fase di non possesso, ma forse dimentichiamo che questa è una squadra completamente nuova. Stesso risultato anche per il Foggia, insolito per una squadra di Zeman, ma anche giusto per quello che si è visto contro il neopromosso Monterosi. Il tecnico boemo premia la prestazione, in attesa di vedere i veri valori del suo organico. Il pareggio è sempre un punto, è certo che è meglio vincere, però visto la partita, a parte che l'occasione non sfruttate, mi sembra il risultato alla fine giusto. Unico KO quello della Virtus Francavilla, sconfitto 3-1 a Catanzaro. A punire i biancocelesti l'ex Federico Vasquez, ma Taurino non fa drammi dopo aver giocato alla pari con una delle favorite. Buona Virtus, anche se oggi sinceramente abbiamo fatto qualche errore di troppo. Contro queste grandi squadre avevamo già detto che bisogna cambiare pochissimo. Purtroppo ci hanno punito in ogni situazione.